Buongiorno a tutti, da qui il Ceppo. Allora, questo è il mio secondo video. Allora, voglio descrivere un'altra straordinaria opera, e cioè questa. Il tratto dei coniugi Andolfini di Van Eyck. Coniugi Andolfini che sono due mercanti di Lucca che sono andati in Olanda per far fortuna, diciamo. Ma cosa ha di straordinario e di incredibile questo dipinto? A parte quasi la precisione maniacale che si ha in questo dipinto, nei particolari, nei vestiti, che poi consideriamo che è un piccolissimo dipinto, 80x60 circa, poi non so bene le misure precise, però è davvero di piccolissime dimensioni. Ma cosa ha di incredibile? Il fatto che Van Eyck ha ritratto due persone borghesi, due persone normali, due mercanti. Prima di questo ritratto si dava commissione a un pittore nel fare un tema sacro, quindi con la Madonna, con il mano di bambino o una crocifissione, insomma, con i soliti temi. Altrimenti per un ritratto, ma era per nobili, per re, imperatori, principi, papi, ma mai borghesi, mai gente comune come mercanti. Ma vediamo nei particolari. Appunto, Giovanni Andolfini, che in questa posa, con questa mano alzata, quasi per chiedere in certo senso scusa, perché sa già che è un atto di arroganza quello di essersi ritratto, perché chi si fa ritrarre è quasi per vivere per l'eternità, di avere l'immagine di sé per l'eternità. E poi non guarda mai in camera, come fanno tutti, come la maggior parte dei ritratti fanno, appunto, dove appunto guardano in camera e quindi guardano i fruitori, lui non guarda mai in camera. Poi con l'altra mano presenta sua moglie. Quindi la moglie che nemmeno lei guarda in camera, ma guarda lui. Perché? Perché appunto lei non sarebbe niente senza di lui. Poi ovviamente bisogna guardare anche la stanza per intera, dove appunto Van Eyck ha voluto dare un certo senso rappresentare una scena di vita quotidiana quasi, e ha rappresentato poi questo piccolo cagnolino che di sicuro non è, diciamo, una grandissima bellezza, diciamo, quindi come una scena di vita quotidiana per dare più verità al dipinto. Poi vediamo anche un particolare di zoccoli. Zoccoli usati, sporchi, non di sicuro nuovi, veramente molto vecchi. Ma un'altra cosa particolare di questo dipinto è il fatto del lampadario. Lampadario che, a parte la particolarità di tutti i dettagli, che è davvero una cosa straordinaria, ma poi anche della prospettiva. Questo dipinto ha di straordinaria la precisione anche della prospettiva, perché consideriamo che la prospettiva è stata da poco inventata da Brunelleschi, ma in Italia. Si dice che ancora non c'era questa conoscenza tra l'Olanda e l'Italia delle varie invenzioni, quindi forse Van Eyck non conosceva molto bene la prospettiva italiana del Brunelleschi, quindi la precisione geometrica, matematica della prospettiva del Brunelleschi, quindi forse non lo conosceva molto bene. Però qui è riuscita a dare una prospettiva perfetta, infatti in questo lampadario si vede subito. Poi un'altra cosa unica è anche la firma, perché non si è mai dipinto fino ad ora, non è, fino al 1434, perché con il fatto che è stato datato anche, non si era mai fatto una firma. Vediamo la firma. Appunto, dove c'è la firma di Van Eyck, è stato qui. Quindi una testimonianza per dire che Van Eyck è stato in quella stanza, è entrato nella stanza dei Andolfini per ritrarli. Poi ognuno può pensare come vuole,
se gli Annofini sono stati in posa giorni e giorni per aspettare che il pittore completasse il dipinto, altrimenti se ha fatto uno schizzo iniziale e poi non si è fatto più vedere. Però Van Eyck è stato in quella stanza, è stato in quella stanza. E c'è anche la prova che lui è stato, ed è nello specchio. Lo specchio che mostra il dietro delle di Arnolfini, tutta la stanza. In questo dipinto si vede tutta la stanza, perché appunto, a parte la visione frontale che c'è, ha fatto anche la visione dietro con lo specchio, quindi ha mostrato tutta la stanza, ha presentato tutto. E si vede anche, a parte gli sposalizi, a parte i due coniugi, di spalle si vede anche le persone che gli sono davanti, e quindi il pittore. Quindi è una vera e propria testimonianza per dire: io sono stato in questa stanza. Quindi di sicuro è un dipinto di grandissima, di grandissimo pregio. Vediamo anche tutti i particolari dei vestiti della donna, quindi di grandissimo qualità. È stato un altro video abbastanza breve, spero che vi sia piaciuto, cercherò di continuare sul prossimo video, forse probabilmente farò un video sulla religione cattolica, adesso vedrò se farlo, altrimenti farò un'altra descrizione di qualche altro dipinto, adesso vedrò. Ci vediamo in un prossimo video e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, da qui c'è.